Ciao amici, come vedete oggi stiamo facendo la pizza perché ne abbiamo voglia e noi vi diamo gli ingredienti così se volete rifarla anche voi ci facciamo compagnia. Come vedete utilizziamo la bacinella perché ne facciamo dei quantitativi industriali, la nostra pizza piace a tutti, scusate. E per gli ingredienti noi abbiamo utilizzato 2 kg di farina, farina di tipo 1 integrale, molto più digeribile e salutare, quindi ve la consigliamo assolutamente. Poi abbiamo messo 5 g di sale, potete metterne anche meno perché tanto il sale è sempre meglio evitarlo. E sicuramente il principe delle nostre ricette, il nostro olio che produciamo noi, ormai lo conoscete, la Marcord o anche chiamato Miricord, lo trovate sul nostro shop. È un olio amaro piccante, quindi intenso, che in cottura comunque rimane con tutti i suoi profumi, perché anche in cottura è bene utilizzare olio di qualità, non è vero che va utilizzato solamente a crudo. A crudo è fondamentale per mantenere inalterate le sue proprietà, ma è importante utilizzarlo anche in cottura. Infine, dopo l'aggiunta del nostro olio, andiamo a mettere il lievito di birra. Quindi, lievito di birra, noi abbiamo utilizzato un lievito di birra biologico essiccato, quindi lo andiamo a reidratare. Per 2 kg di farina ne mettiamo 20 g. Lo andiamo a reidratare in un bicchiere d'acqua, aspettiamo circa 5 minuti e poi ci rivediamo. Eccoci qua, allora, il lievito è pronto perché vedete è completamente sciolto. Possiamo andarlo a versare all'interno del nostro impasto, così, molto banalmente. E adesso vi comportate come da veri e propri azzori o azzore romagnole, quindi si aggiunge dell'acqua tiepida, quindi all'interno dell'impasto, e iniziate a mescolare. Quindi in 2 kg di farina ci vuole tanta tanta acqua. Adesso vi faccio vedere a livello di consistenza come deve diventare alla fine. Quindi io aggiungo acqua un po' alla volta e inizio a mescolare. Quindi questo è molto semplice. Eccoci, adesso per 2 kg di farina abbiamo messo circa 2, ma anche 2,5 litri d'acqua. Allora, noi le lasciamo la consistenza abbastanza dura, infatti come vedete faccio fatica. Il consiglio è quello di amalgamare, 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 impastare, impastare. Più impastate, più l'impasto verrà soffice poi in cottura. Adesso qui c'è la scelta, nel senso io ho lasciato l'impasto sicuramente come vedete abbastanza duro, non appiccicoso, perché con una parte di impasto ricaverò delle palline per fare il pane. Però se voi volete solamente fare la pizza, semplicemente vi consiglio di poter lasciare anche l'impasto molto più appiccicoso, quindi aggiungere più acqua. Si appiccica le mani, quindi fate fatica sicuramente ad impastarlo, però viene una pizza che è molto 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 morbida. Dipende un po' come vi piace l'impasto. Se invece lo lasciate un po' più duro, la pizza verrà sicuramente un po' più croccante e molto più con più nervo, ecco, si dice. Ok, adesso io per esempio faccio il pane, quindi preparo una pallina. Il movimento da fare è questo, in maniera tale che si formi una pallina, girate ed eccola pronta. E la mettiamo in teglia. Questo era il motivo per il quale io lo lascio sicuramente molto più duro, meno appiccicoso, perché con una parte di impasto ci faccio il pane che poi lo congelo. In questo modo fate delle palline e lo posizionate. Qui abbiamo fatto le nostre palline, le abbiamo messe in una teglia, io ci metto la carta da forno così non devo mettere olio, niente, è ancora più salutare. E adesso vi facciamo vedere come le inforniamo in un ambiente caldo, io le metto nel forno. Vi volevo far vedere anche gli altri ingredienti che mi avete detto che non ve li ho fatti vedere, cioè oltre al nostro olio extravergine di oliva, il lievito che utilizziamo noi è questo, il mio lievito, lievito di birra o altrimenti lievito madre, proprio fatto da noi in casa. Al momento non ce l'avevo, quindi abbiamo preso questo e lo prendiamo al Natura Sì. Poi
Questo invece è la farina che utilizziamo, è per noi una farina eccezionale, una farina locale, quindi della Romagna, una farina di tipo 1 di grano tenero. Vi consiglio anche, che è buonissima, io adesso al momento non ce l'avevo, di mischiare questa farina di tipo 1 con della farina di farro, sempre del Molino Ronci, che secondo me è molto buona. E viene buonissima perché viene ancora più integrale naturalmente, ma molto molto rustica, quindi se volete una pizza ancora più rustica e sicuramente anche molto più morbida. Come vi ho detto, con l'impasto che mi è rimasto ho aggiunto un po' di acqua e per lasciarlo molto più appiccicoso, infatti vedete che rimane attaccato alla bacinella, a questo punto faccio una pallina. Semplicemente un pallone, ho il mio aiutante panettiere qua, così la giro e a questo punto, lasciata così, magari l'allargo anche un po', la mettiamo a lievitare. Eccoci, adesso mettiamo anche il nostro impasto per la pizza all'interno del forno. Io lo metto nel forno, l'ho preriscaldato per creare un giusto ambiente con la giusta temperatura. Ho già messo le palline di pane e adesso stanno qui a riposare. Io faccio lo faccio lievitare molto, anche 6-7 ore. Eccoci, allora, la pizza è ben lievitata, come potete vedere, ha tutte le sue belle bollicine d'aria, che vuol dire che è lievitata bene. Partiamo, io utilizzo una classica teglia, ci metto anche la carta da forno per evitare che si attacchi e per mettere meno olio. A questo punto vado un attimino a spargere l'olio un po' da tutte le parti. Mi ungo bene le mani e procedo prendendone un pochettino. È leggerissima. Questo è l'impasto. Poi se volete potete anche farlo lievitare due volte, se avete il tempo. Noi adesso, vabbè, non ce l'abbiamo. E adesso partiamo a stenderla. Pianino pianino, ci vuole pazienza. Lasciarla un attimo riposare e poi si continua a stendere. Una bella distesa del nostro pomodoro. Un po' granuloso, che è quello il suo buono sapore autentico del pomodoro fresco, una spolverata di mozzarella biologica di latte vaccino, fuori una stracchino e asiago. Ecco la numero 2, salame piccante e margherita. Adesso c'è anche l'assaggio però, eh.